va bene. Campo non c'è nessuno, può giocare il Campi con Paladini, pallone rilanciato, perde la sfera, recupera Birtolo, andiamo ragazzi, se ne va Birtolo, ancora in profondità, largo, dove c'è Quarta, riceve, lungo lato di destra, Quarta, cerca di accentrarsi, se ne va Quarta, sul fondo Quarta, in area di rigore, pallone dentro, rete! Il pareggio della Virtus, rilancio lunghissimo, supera il cerchio di centrocampo, il colpo di destra da parte di Birtolo, a cercare Bardoscia, Bardoscia ancora per Quarta, Quarta dentro in profondità a cercare Cotroneo, dribble brillantina, calcio di rigore ed espulsione a Brillantina. Pronto, Bardoscia dal dischetto, parte Bardoscia contro Martina, destro, rete, e sono due. Il difensore centrale della formazione del Campi Salentina, rilancio, il colpo di destra da parte di Leo, pallone che si impenna, l'altro colpo di destra stavolta da parte di Trani, pallone per Quarta di testa che gira centralmente per Bardoscia, fuori dall'area di rigore, Bardoscia, tiro, rete di Bardoscia, sono tre. Forza però, Giannuzzi viene anticipato per un attimo, il colpo di testa poi da parte di Birtolo, si gira Birtolo, se ne va, ancora Birtolo, trattenuto da Giannuzzi, resiste Birtolo, cambia gioco dall'altra parte dove c'è Bardoscia, in area di rigore, Bardoscia, Birtolo, rete, sono quattro, rete anche Birtolo. Due espulsioni, quella di Brillantina, ricordiamo nel primo tempo, sempre nel primo tempo di Pagano. Tanto Ardito restituisce la sfera ai calciatori del Campi Salentina per protesta. Sono usciti Pisano e Sforza fuori dal campo. Scena mai vista. Che peccato che non possa proseguire ad avere il gioco. E in questo momento l'arbitro manda tutti negli spogliatoi al 22° minuto, gara sospesa.